In questi giorni siamo stati tutti veramente colpiti per quello che gli è successo a Giulia. Oggi un'altra donna è stata ammazzata proprio in modo molto crudele. È una violenza inaccettabile, è una violenza estrema che si arriva addirittura alla morte. Però non è solamente la violenza estrema, ci sono anche altri tipi di violenza che credo che noi dobbiamo essere contrari. Se mi permettete, vi racconto velocemente un fatto privato. Vari anni fa io sono stato per diverse ore, sicuramente nessuno di voi lo sa, però sono stato diverse ore con una pistola in testa. Fortunatamente non ho avuto un'aggressione fisica, semplicemente questa azione pesante di una pistola in testa per diverse ore e delle parole, continuamente un'aggressione verbale. Dopo tanti anni vi dico che io vedo un film che c'è una scena di quel tipo e rimango molto impressionato. Quindi, quello che voglio dire è che non è necessario arrivare proprio all'estremo di una violenza che rappresenta la morte di una persona, se non che ci sono violenze fisiche e psicologiche che marcano anche alle persone. E noi comune evidentemente vogliamo dire che siamo contrari a tutto questo. Però io credo che non basta semplicemente dire che siamo contrari. Questo, quando gliel'ho proposto al vice sindaco mi ha detto: queste prese di posizione lasciano il tempo che trovano, si scrive una delibera e quella delibera viene archiviata e a chi può interessare? Al disgraziato che picchia può interessare quello? No. Alla persona che subisce gli stiamo risolvendo un problema semplicemente facendo una presa di posizione? No. Parlando con mia figlia, diceva che il problema delle donne, uno dei tanti problemi delle donne che subiscono questa violenza in casa è la mancanza di un'autonomia economica. Cioè, loro continuano a subire la violenza perché non sanno dove andare, non hanno un'alternativa e purtroppo rimangono. È il momento che ognuno prenda responsabilità e ognuno faccia i suoi compiti. È giusto che la società faccia le manifestazioni, è compito loro di fare le manifestazioni, però è anche giusto che la parte politica faccia qualcosa. Da Roma, evidentemente, loro devono fare i progetti di legge per tentare di modificare o cambiare questo disastro che sta occorrendo. Però noi nel nostro piccolo credo che dobbiamo fare qualcosa e da uno dei comuni più piccoli della provincia di Cuneo credo che dobbiamo mandare un messaggio forte. Un messaggio forte potrebbe essere quello di utilizzare almeno una delle case popolari che noi abbiamo per essere assegnate a queste donne che possono, che subiscono una violenza. Credo che il comune di Roaschia potrebbe pagare l'allocazione di questa casa popolare. Credo che il Comune di Roaschia potrebbe preventivare nel bilancio 2024 dei soldi per mettere questa casa popolare, nel miglior dei modi. Cioè, nel momento che una persona che sta subendo, che subisce violenza domestica, che quando debba cambiare si trovi un ambiente molto più idoneo, molto più consono, molto più armonico. E infine, credo che questo messaggio debba essere mandato fuori. Il comune e la provincia di Cuneo fa 147 comuni. Se ogni comune facesse lo stesso, ci sarebbero 247 soluzioni per persone che in questo momento disgraziatamente stanno subendo una violenza domestica. Passiamo adesso a votare semplicemente il fatto di demandare al segretario di organizzare tutto questo. Siete d'accordo? Dottoressa, assolutamente tutti siamo d'accordo e siamo contro la violenza sulle donne.